Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto, in zona Cimino. Qui dovrà vedere la luce, chissà quando, un'area di sosta per i bus extraurbani, ma qui sorgerà anche il parcheggio di interscambio, ossia i cittadini con le proprie vetture private arrivano qui, parcheggiano e poi teoricamente con i mezzi pubblici dovrebbero raggiungere il centro. Ma qui, dicevo, sarà il quartier generale dei vari bus extraurbani. Quest'area sostituirà quella appunto del porto mercantile. Beh, signori cari, ancora una volta il comune di Taranto si caratterizza per i ritardi. Sembrava tutto pronto per lo start ed ecco che altri rinvii. Varie le motivazioni, bisognava definire alcune cose per quanto riguarda l'illuminazione, la segnaletica, la sicurezza relativa appunto ai movimenti degli autobus, dei pedoni e quant'altro. Sta di fatto che il brodo si allunga e la lentezza regna sovrana. Insomma, sembra quasi questo parcheggio, quest'area di sosta per i bus extraurbani, come la Sagrada Famiglia di Barcellona, l'opera grande di Gaudì, che da oltre un secolo non vede la sua ultimazione. Sempre questi ritardi, come i ritardi ma parliamo del centro per Palazzo degli Uffici, lì c'entra la provincia e il comune, ma è un altro discorso. Insomma, in questa città non si riesce mai ad arrivare alla conclusione. Si fanno le conferenze stampa, vero assessore Lonoce, vero sindaco, in cui si strombazzano a mari e monti i risultati, le opere in cantiere, le opere che verranno realizzate, e alla fine nisba, nada de nada, il piatto piange. Qui l'area di sosta degli autobus, dei bus extraurbani è ferma e si rinvia, di rinvio in rinvio. Così è, se vi pare. Capito, assessore Lonoce?